Virtual Area, poi nel dettaglio tecnico di cosa fanno lascerò poi la parola ai tecnici, a diciamo, Andrea Budine, poi al VCO che spiegherà tecnicamente Andrea Budine cosa riguarda in particolare nel territorio. Questa Virtual Area che vuole essere mettere a disposizione quello, i servizi e la comunicazione verso l'esterno che noi offriamo a queste associazioni per qualsiasi diciamo, luogo turistico del territorio per divulgare quello che si fa all'esterno. Sembra una contraddizione per il nostro centro commerciale, perché sotto nei centri commerciali si pensa di portare la gente all'interno, qui stiamo dicendo di venite qua e poi andate verso l'esterno. Però quello che è mancato, quello che noi pensavamo che mancasse nel territorio, era un punto di comunicazione generale per tutto il territorio. Questo noi offriamo, questo tipo di servizio, partendo da questo luogo fisico, questa stube, magari che, diciamo, è la pronuncia non è proprio esatta dalla tecnologia Walzer, però la stube Walzer che si ispira a quella che è esposta al museo Walzer di Macugnaga, anche con il quale abbiamo diciamo, una sinergia di collaborazione, per cui ci sono talmente tante, magari che in questa occasione ne dimentico qualcuno. Vi spiegheranno poi meglio tecnicamente, però quelle finestre di questa virtual area rappresentano delle situazioni che ci sono all'interno del mondo solano, vere, che è l'alpinismo estivo, l'alpinismo invernale, cliccando poi vi spiegheranno come posso andare a vedere dei filmati e vi spiegano il territorio che cosa posso fare. Quindi un punto di poi mountain bike, ma poi lascerò loro la parola. Avremo sempre presente un punto, un desktop informativo, le persone potranno venire qua a chiedere informazioni per il territorio, determinati orari naturalmente. Proviamo anche le schiare, abbiamo creato un punto di noleggio delle bike che possono essere poi utilizzate nelle valli attorno a Crevola d'Ostola, in tutto il territorio astorale, ma anche se avere un punto di partenza ed è arrivo qua all'interno del centro commerciale partendo ed è meglio specificato quella finestra, poi cliccandola si ha tutto il percorso. Siamo per il territorio dall'esterno, se avete visto in fronte del centro commerciale verso Terranova ci sono due gigantografie del territorio che sono nate da una selezione di foto del nostro territorio fatta qua con 850 votanti e abbiamo anche il fotografo che ha vinto con la foto dedicata all'inverno alla Pescarelli che è Massimo Bertina. Per cui dall'esterno valorizziamo anche il territorio dall'esterno. Poi se proseguiamo con un discorso di foto per capire cosa ci sono e perché abbiamo scelto queste foto e queste finestre, diciamo che lo storytelling parte dalle professioni dell'outdoor, perché l'idea è di valorizzare i professionisti dell'outdoor che sono quelli che promuovono il nostro territorio ed accompagnano la gente. Per cui partiamo dal canyoning che è la prima immagine dove l'Ossola è uno dei posti in Europa dove si può praticare questo sport emozionante e grazie alle nostre guide alpine in sicurezza. Promuoviamo più lo sci alpino a portata di tutti ed in sicurezza, questo sempre grazie alle nostre guide alpine dell'Ossola. Dopodiché ci sarà il free ride e anche le arrampicate, cascate di ghiaccio, di cui il nostro territorio è ricchissimo dalla Valformanza a Monte Rosso. Poi passiamo un po' alle cose un po' più semplici e le camminate. Nella fotografia di fianco all'arrampicatore troviamo delle persone che camminano in fondo dei rifugi. Questa è la promozione dell'Alta Via dell'Ossola, che è un'iniziativa dei rifugi ossolani negli ultimi due anni, che sono due tipi di alte vie, una alta e una bassa, una verso la Valformazza e una verso il Rosa. All'interno noi promuoviamo con l'associazione dei rifugi tutti i percorsi dei rifugi e anche queste alte vie che sono, se uno vuole stare in alta quota, in media quota, no, solo per una settimana può farlo. Quindi qua iniziano a entrare anche gli accompagnatori escursionistici, non solo le guide alpine, perché iniziano ad esserci anche dei percorsi accessibili a tutti. Uno spazio particolare per la bicicletta. La bicicletta è uno dei nuovi metodi di
scoperto il territorio grazie anche dei bike, possiamo vedere anche il noleggio che abbiamo messo qua, a questo punto noleggio, dove si possono noleggiare i bike e rende accessibile a tutti anche i territori montani come questi che una volta erano accessibili ai pochi che avevano la gamba. Per cui all'interno noi promuoviamo tutti quelli che sono sia i bike park, sia le gite che uno può fare tranquillamente con la bicicletta partendo anche dal centro. I parchi avventura, gli orbiti e le ferrate. I parchi avventura sono i parchi che noi insistono già sulla zona, sono tre, Lucentino, Piana di Vigezzo e San Domenico. In più ci mettiamo gli orbiti, che sono una particolarità dove uno può andare a farsi un giro e vedere dei posti spettacolari, un po' tornando anche indietro nel tempo, e le ferrate con le guide alpine. Poi proseguiamo, questa è una particolarità che caratterizza anche il centro, Ossola Outdoor Tour. Quello è un racconto come da qua si possa partire con una bicicletta noleggiata e vedere quello che è l'Ossola, partendo dal punto di vista enogastronomico, dalla cantina Garrone di Oila, alla latteria Torreale di Oria, dove viene stagionato il formaggio ossolano per fare il formaggio ubriaco del Prunente, passando da Pontemaglio, che è un punto storico dell'Ossola, Canova, che è una riqualificazione architettonica fatta da un architetto americano che vive qua, la centrale del Portaluppi, che è un esempio di architettura liberty bellissimo in Italia, passando per il Ragotana e ritornando al centro. Scorrere QR code e accedere ai video attraverso i codici visivi della virtual area.